Buon pomeriggio, bentornati sul titolo TV con il classico appuntamento teatrale con Fabrizio Romagnoli. Ciao Fabrizio. Ciao Donato, ciao ciao a tutti i nostri telespettatori. Questa è la nostra seconda puntata e come seconda puntata ho visto che hai sceso sei arrivato con il carico da 30, diciamo, va? Sì. Per i nostri telespettatori, questa volta c'è un classico, il classico Trappola per topi che non poteva mancare, no? In fondo, Donato, è lo spettacolo più visto, più replicato della storia. Sì, Quindi, ricordiamo che è uno spettacolo di Agatha Christie scritto nel 1952. 52 è andato in scena il 25 novembre dello stesso anno del 52 e è ancora in scena. Fino al 74 è stato all'Ambassador, il teatro di un teatro di Londra, e adesso è al St. Martin. Praticamente è un classico, chi va a Londra è, non dico obbligato, ma vivamente consigliato di andare a vedere The Mousetrap, Trappola per topi. Bello, molto bello, messo in scena qua a Roma, in Italia, dalla compagnia Attori e Tecnici del Teatro Vittoria, cui sono stato appunto l'altra sera a vederlo, e devo dire mi è piaciuto tantissimo, perché hanno fatto una messa in scena molto veritiera, nel senso hanno rispettato totalmente quello che è appunto l'impianto, quello che è tutto i costumi, cioè questa scenografia possente, bella pesante di Alessandro Chiti nel senso positivo, che devo dire che rende tantissimo perché sia all'interno di questo hotel, che poi non è altro che l'abitazione di questi due signori, no? Che rendono la loro abitazione in un hotel. Ad un certo punto arrivano questi clienti, cinque clienti un po' stravaganti, un po' strani, e poi arriva un sergente Trotter e lì avviene tutta, insomma, la trama dello spettacolo, molto molto interessante, perché Sì, un giallo teatrale. diciamo O un come, genere poliziesco, no? sì, o come diceva Agatha Christie, non è un giallo propriamente, non è una commedia propriamente, non è un dramma propriamente, è un po' di tutto, in modo che tutti gli spettatori siano accontentati, ecco. E devo dire che c'era un pubblico al Teatro Vittoria di Roma, veramente, veramente soddisfatto, erano tutti contenti, sono stati lunghissimi applausi. Gli attori che voglio ricordare subito, se no, l'altra volta, a volte mi capita che lo dico alla fine e poi Sì, nessuno passano come titoli di coda, invece no. vero, vero, vero. Carlotta Proietti, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Annalisa Di Nola, Roberto Della Casa, Elisa Di Eusanio, Marco Simeoli e Massimiliano Franciosa. La regia è di Stefano Messina per la compagnia Attori e Tecnici. Sono al Teatro Vittoria dal 18 al 30 ottobre. Lo spettacolo, perché vederlo? Perché innanzitutto è Agatha Christie. Agatha Christie, come sappiamo, è un monumento, no? Sì, Monumento per sì. la scrittura, per la cinematografia, è classico del giallo, e quindi la trama di questo spettacolo è perfetta, nel senso che non annoia assolutamente, ha il suo climax al punto giusto, e oltre a questo qui possiamo dire che la recitazione è una recitazione comunque classica del periodo, quindi è un po' brillante, un po' su di tono, c'è la ricerca dei caratteri, del dettaglio dei caratteri, quindi è anche una buona prova d'attore, perché oramai abituati noi a vedere la recitazione praticamente come parli, cioè come reciti, non si capisce più. Quindi la polemica oramai fondata dice: ma se studio è peggio, se non studio è meglio, però se non studio non ho la dizione, cioè sai, il gatto, no? Altro Sì, vero, che vero. trappola per topi e trappola per gatti, cioè, Sì, è vero, vero, vero. come la giri suona male. È una prova d'attore perché bisogna avere sempre quel ritmo brillante, battute serrate, e poi ci sono dei momenti con il sergente che appunto Massimiliano Franciosa, che comunque ce lo ricordiamo anche in televisione, no? Ha fatto tante fiction, fece anche I ragazzi del muretto, cioè, insomma, no, quelli della terza C, la classe della terza C mi Sì, sembra. credo di sì, credo fosse la terza C, sì. Grazie alla terza C. Quindi è comunque un volto che appena lo vedi scena dice: ah no, ma quello lo conosco, e fa piacere vederlo recitare anche a teatro perché è molto bravo, come tutti gli altri. Ci sono alcuni new entry e ci sono invece anche i classici della compagnia Attori e Tecnici, tipo appunto la Annalisa Di Nola, che lei è un. Gran parte degli attori della televisione si sono riversati nel teatro, no?
Sì, beh, oramai si cerca. Beh, in questo caso devo dire che Franciosa è un attore che regge sia la telecamera che il palcoscenico, assolutamente. Non rientra, diciamo, in quella parte di attori che poi vanno a teatro e parlano, no. Sì. Però sì, quello che dici te è vero, perché oramai c'è, sai, bisogna, come dicono, come si dice in gergo, bisogna fare cassetta, no? Quindi Certo. gli attori della televisione si prestano al teatro perché vengono chiamati per riempire le sale. Devo dire, la sala dell'altra sera era piena e questo mi ha fatto molto piacere, sempre per il discorso per cui noi facciamo questa trasmissione. Quello di cercare di dare una mano, oltre ad una critica teatrale, informazione, anche di riempire i teatri che spesso e volentieri a Roma e anche nelle altre parti d'Italia sono leggermente vuoti, empty, Tra come. l'altro dalla regia stanno facendo passare le scritte in sovraimpressione, che per chi volesse comunque far recensire uno spettacolo, gli piacerebbe che ne parlassimo qui in trasmissione, ci sono tutti i dati dove inviare la relativa scheda tecnica. Sì, Quindi. inviatemi la scheda tecnica a ufficio stampa @fabrizioromagnoli.it e noi verremo a vedere il vostro spettacolo a titolo totalmente gratuito Certo. e per una recensione teatrale, video, insomma. Tornando a Trappola per topi, bisogna dire che hanno rispettato benissimo anche i costumi, bisogna dire che rispettato, c'è un impianto scenico perfetto, con un'illuminazione giusta, gli attori entrano ed escono come in un ingranaggio perfetto, ma devo dire che la compagnia di attori tecnici del Teatro Vittoria, in questo sono degli specialisti, io ho visto anche altri loro spettacoli, tipo Rumori fuori scena, e sono dei perfezionisti, cioè il loro impianto teatrale, drammaturgico, come la loro costruzione scenica di uno spettacolo è una macchina, un ingranaggio perfetto che ruota e gira. Ognuno ha i suoi dettagli, ogni carattere è ben costruito e possiamo dire che in questo caso questa commedia, questo giallo teatrale, questo thriller, chiamiamolo, è leggermente spostato verso una commedia brillante, cioè ci sono parecchie risate, ci sono che io credo che quello londinese sia leggermente più British, come Sì, dire, beh, certamente, sì. più Ma contenuto, però io ho apprezzato questo fatto perché ovviamente noi riportiamo un po' alla nostra cultura e devo dire che c'è un Simeoli che strappa le risate al pubblico molto facilmente, Marco Simeoli che è un bravissimo, insomma, attore, conosco da tanto tempo, è molto bravo e quindi ci sono dei caratteri ben elaborati, anche Carlo Beh, Lignani. posso dirti una cosa, riproporre alcune filmografie o anche spettacoli teatrali fedelissimi in un'altra posizione geografica magari non sortisce gli stessi effetti perché dove è nato si conosce la cultura, si viene a proporre, è come dire un irrugantino proposto in Inghilterra magari non sortirebbe gli stessi effetti di quello che viene recepito poi in Italia, perché c'è tutta una Certo, questione popolare dietro, quindi si tende sempre un po' a, no? Ad amalgamare il luogo. parte della nostra cultura. Infatti, ho passato una serata piacevolissima, brillante, con risate, ma appunto è stato rispettato anche il climax, appunto, del sergente che fa l'indagine, quindi con tutti. Poi c'è appunto un omicidio in scena, la signora Boyle viene uccisa, perché questo fa parte della trama. La trama in che consiste? Praticamente ci sono tre fratelli che vengono dati in adozione ad una coppia. Questi fratelli subiscono molte privazioni, quindi praticamente uno di questi tre fratelli, due fratelli e una sorella, muore. Questo altro fratello che cosa fa? Prima uccide quella che era la mamma a Paddington, quella diciamo adottiva, e poi va alla ricerca, diciamo, anche di questa Boyle, perché lei era il magistrato che fece l'affidazione di questa. Quindi la polizia si mette in allarme perché c'è in giro questo omicida, ok? Ma
in una notte d'inverno con tutta la neve, in questo casa hotel, questo Castel del Frate, Monkswell, come lo chiamano loro, con la S che manca, Monkswell, perché è una gag dello spettacolo, e praticamente si ritrovano in questo hotel e lì avviene che praticamente questo sergente Trotter, un finto sergente, va lì a cercare la padrona dell'hotel, che non era altro che l'insegnante loro quando erano piccoli, e lui pensa che la causa della morte di questo fratello sia stata lei, questa insegnante, e lì avviene un altro omicidio perché ci trova il magistrato. Insomma, è tutta una trama intrinseca, perfettamente realizzata dalla scrittura di Agatha Christie, voglio dire, chi, nessuno. Io poi sono anche un drammaturgo, quando vedi queste cose a teatro non puoi che dire un plauso alla perfezione. Una trama stupenda, attori che, ripeto, hanno reso perfettamente, secondo la regia di Stefano Messina, che conosco tra l'altro anche altro bravissimo attore, anche lui scena, lui fa il proprietario, cioè il marito, moglie e marito che hanno la locanda, no? Lui fa il marito, e la moglie invece è Carlotta Proietti, molto molto bravo. Bisogna andare a vedere questo spettacolo perché è un classico, non si può non vedere Trappola per topi, perché Trappola per topi, ripetiamo, è lo spettacolo più longevo, nel senso come repliche, di tutta la storia del teatro mondiale. È in scena dal 1952 tutte le sere. Da noi gli spettacoli durano una settimana, no? Come, si bruciano proprio. Come te la spieghi una tale durata di un tale riproponimento teatrale? Perché? Perché comunque nel corso del tempo un certo che di pubblico e di attori non si solidifica, nel senso trova spunto sempre nello stesso. Dovremmo, caro Donato, fare una puntata proprio relativa allo show business. Lo show business inteso negli altri stati, nazioni, inteso nelle altre metropoli, ha un concetto diverso dal nostro italiano. Là tutti lavorano ai fini culturali, fini turistici, fini economici di uno stato, di una città. Quindi la persona, la famiglia che dal Galles va a Londra in vacanza un fine settimana, nel pacchetto viaggio anche uno o due spettacoli teatrali. Cioè, sì, c'è proprio una cognizione, questo anche in Germania, in Francia, dalle altre parti. Da noi questa cosa ancora non, qualcuno lo fa, ma non è dell'immagine la persona che, non so, da un paese del sud o viceversa da un paese del nord va al sud e nel due giornate di mare la sera ci mette lo spettacolo teatrale. Funziona un po' poco da noi. No, infatti da noi è tutto questo modo. I teatri hanno le loro agenzie, tutte le agenzie hanno il loro pubblico, quindi c'è una circuitazione diversa, e poi comunque si ha il concetto dell'open end, cioè il teatro che apre le porte in un debutto e non si sa quando chiude, cioè chiuderà quando ci sarà un calo di spettatori. C'è la data di apertura ma non c'è la data di chiusura. Ecco, questa è cosa che io personalmente l'ho fatto. Ho partecipato al primo Gris, quello con Lorella Cuccarini, noi prima 97, e non si sapeva la data di chiusura. Durammo, se non erro, perché anch'io ho una certa età, durammo tipo 4-5 mesi. Però, tu, tra l'altro, ballavi, cantavi, recitavi, facevi tutto. Ballavo, cantavo e recitavo. Un lavorone. Cosa che adesso lascio fare ai più giovani di me. Ancora recito e canto, ma la danza no, anche la danza no. Mancava solo che girassi dietro al sipario e tirassi anche le cordicine delle sceneggiature, no? Ma quello lo facevo a 18 anni, quando avevo in mano, quando la Compagnia dell'Arancia partiva per andare a fare le sue tournée e io rimanevo insieme ad altre persone a gestire il teatro Vaccai come studente della scuola. Insomma, ho fatto un po' di tutto, quindi che non, il mio mestiere non c'è niente di, nel senso buono del termine, di improvvisato, perché mettere il chiodo sul palco e la cantinella ad arrivare, cantare, ballare, recitare e presentare, eccomi qui con te, insomma, credo di aver fatto, compreso cucire con la macchina da cucire, ti stupirò. E la mia prima tournée ero anche sarto di giro. Puh.
Quindi, beh, vabbè, un artista completo ormai. non avvennero assolutamente delle cose, ci sono delle cose che, carine, ma non è il caso di dire. Insomma, tornando a noi, Trappola per Topi è uno spettacolo che io consiglio di andare a vedere. Se venite a Roma, appunto, fino al 30 ottobre, andate su www.teatrovittoria.it e andate a vedere questo spettacolo. Anche perché è uno spettacolo fuori stagione, cioè non è nel loro cartellone ufficiale, ma sono gli altri spettacoli, no, fuori stagione, appunto nelle programmazioni teatrali di questo teatro. Quindi è uno spettacolo da vedere assolutamente. Ma io ti ringrazio perché, Fabrizio, insomma, sei stato esaustivo. Io vedo un Colosseo e tu che sei a Roma puoi anche darmi certezza di questo tempo abbastanza tenebroso, no? Se non fosse che è caldo, cioè oggi io questa mattina sono uscito a maniche corte, quindi è proprio caldo, ti affaccio e dici: Dio mio, fra un po' passa Babbo Natale, perché è proprio una giornata di quelle proprio invernali, sembra, sì, cupo, sì. Chiuso. Sì, no, ma infatti è anche abbastanza triste vedere comunque il Colosseo in questa veste qua, sembra un po'... Diciamo, se possiamo fare un'analogia, sembra un po' a... Visto che adesso nelle sale, che ne abbiamo parlato proprio con Francesco Maggiore, del nuovo film di Dan Brown, su Dan Brown, l'inferno, cioè l'effetto è quello, la scenografia c'è già. Bello il libro e bello il film, sì, assolutamente. Sì, allora ricordiamo di nuovo Trappola per Topi di Agatha Christie al Teatro Vittoria dal 18, due giorni fa, fino al 30 ottobre. Regia Stefano Messina, con gli attori Carlotta Proietti, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Annalisa Di Nola, Roberto Della Casa, Elisa Di Usanio, Marco Simeoli, Massimiliano Franciosa. Un cast veramente ottimo, bravi, bravi tutti quanti. Bravi. Io ti ringrazio, Fabrizio, ci diamo un appuntamento adesso fra 15 giorni con il nostro classico atto per atto a teatro con Fabrizio. Tra 15 giorni avremo, se vediamo come si mette la situazione, avremo una vera prima nazionale di uno spettacolo importante, molto importante, sì. Quindi rimanete con noi. Sì, sì. Ci stiamo lavorando. Tutti i nostri telespettatori, perché la prima puntata è stata molto seguita, mi hai detto, sì, no? Sì, è stata molto seguita, cioè mi interessa, io sono soddisfatto e la soddisfazione è comunque condivisa con te, perché insomma quello che stiamo facendo adesso è una sperimentazione per vedere di poter ritornare a far riappassionare, se ce n'è già abbastanza di appassionare maggiormente la gente al teatro. Ti posso dire che in uno dei corsi dei giornalisti, uno dei casi in cui è salito alla ribalta è il fatto che il Teatro Comunale di Bologna non ci abbia troppe insegne dove lo indichi come posizione logistica. Una volta c'erano dei gran grafici, dei gran scrittori che pur di fare le locandine dello spettacolo al Teatro Comunale facevano a gara. Oggi si è persa quella particolarità, è peccato, insomma, ma sì, con mettere un'insegna, insomma, alla fine il nostro intento, spero che nel corso del tempo venga premiato e... Sì, ma la tua idea di dopo due o tre mesi di queste trasmissioni fare una puntata come riassunto delle mancanze e delle cose per cui il teatro non va come dovrebbe andare, la faremo. Hai avuto un'ottima idea e più in là faremo una puntata di questo genere, perché oltre a fare i complimenti quando sono giustamente guadagnati, bisogna anche tirare le orecchie, perché a volte se il pubblico non va a teatro ha anche ragione. Beh, giustamente, noi comunque facciamo questo, l'idea della puntata dell'approfondimento lo facciamo dopo tre mesi, perché comunque abbiamo elementi supportabili in fatto che il fatto di aver visto più realtà dove sono bravi gli altri, noi poi alla fine facciamo un sunto di quello che abbiamo visto e poi può essere anche d'aiuto, sicuramente sarà d'aiuto anche per chi comunque non... Sai che c'è sempre la bottega dell'altro, con la bottega dell'altro non si comunicano mai e quindi uno ha paura di essere copiato. Insomma, alla fine noi vorremmo essere la trade union per far sì che tutti i teatri, almeno nell'Interland romano e poi anche quelli che ci vedono
a livello di web possano capire che ci sono degli accorgimenti tali e validi che, se utilizzati in una certa maniera, possono ottenere risultati gratificanti. Assolutamente, anche perché poi alcuni di questi spettacoli vanno in tournée, quindi noi li recensiamo, ma poi, cioè, queste recensioni restano e gli spettacoli vengono ripresi anche negli anni a seguire, quindi comunque sempre per loro una buona, ottima pubblicità, ci mancherebbe. Come no. Io ti ringrazio, Fabrizio, e ci diamo appuntamento allora fra 15 giorni. Grazie ancora. Grazie a tutti, ciao, grazie Donato.